Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 17 febbraio ricordiamo la beata Elisabetta Sanna, terziaria. Ascoltiamo. Elisabetta Sanna nasce a Codrongianos, Sassari, da una famiglia di agiati agricoltori ed era seconda di 9 figli. Il padre fu sindaco del paese e il fratello Antonio Luigi sacerdote. A 3 mesi un'epidemia di vaiolo la rese invalida alle articolazioni. Potrà muovere solo i polsi e le dita. Nonostante le enormi difficoltà, non si sottrasse alle faccende domestiche. Riusciva ad impastare il pane, infornarlo e sfornarlo. A 6 anni ricevette la cresima. A 10 la prima comunione. Il suo desiderio fu quello di farsi suora, ma ricevette ben 3 proposte di matrimonio ed Elisabetta sposerà il 13 settembre del 1807, a 19 anni, Antonio Porcu. Sarà un amore molto forte, dal quale nacquero 7 figli e la loro famiglia diventò un modello per tutto il paese. Educò i figli all'amore per Gesù. Li preparò alla confessione e alla comunione. Non si risparmiava come mamma, moglie e casalinga e non temeva le critiche per la sua fede pubblicamente professata e praticata. A 37 anni morì il marito e rimase vedova con 5 figli da accudire, poiché 2 morirono in giovane età. Non si perse d'animo. Riorganizzò la sua vita, fece voto di castità per non risposarsi più. Con i suoceri avviò i figli più grandi al lavoro dei campi. Sentì forte il desiderio di andare in Terra Santa, ma purtroppo per una serie di situazioni raggiunse via terra Roma, dove Elisabetta diventerà mamma Sanna. A causa di problemi di cuore, Don Vincenzo Pallotti scriverà al fratello di Elisabetta per comunicare che la sorella non sarebbe potuta rientrare presto a casa. Rimarrà a Roma per ben 26 anni. Trovò sistemazione in una soffitta mal ridotta, vicinissima alla Basilica di San Pietro, ed era lì che andava tutti i giorni a pregare. Nobili, poveri, cardinali, popolane, uomini d'affari ed esponenti della curia romana andarono da lei perché si sparse la voce che mamma Sanna leggeva nei cuori, scrutava le coscienze, investigava il futuro ed interpretava il presente alla luce di Dio. Andava nelle case dei più poveri e, anche se paralizzata, aiutava, curava, puliva e donava parole di consolazione. Come ringraziamento, le persone lasciavano offerte e doni in natura. Una parte la conservava per i poveri, l'altra, più cospicua, era destinata alla Pia Casa di Carità, fondata da Don Pallotti, con la sua Società dell'Apostolato Cattolico. Ormai Elisabetta divenne la santa di San Pietro. Morì il 17 febbraio del 1857, nella sua soffitta, consumata dall'artrite e dalle tante penitenze. Santa per acclamazione, iniziò presto il processo di canonizzazione, che per vari problemi si fermerà per 160 anni. Nel 2014 venne dichiarata venerabile. Il riconoscimento di un miracolo la beatificherà nella Basilica della Santissima Trinità di Saccargia a Codrongianos il 17 settembre del 2016. La beata Elisabetta ha avuto una vita molto molto piena, ma anche piena di alcune sofferenze che l'hanno fatta veramente stare molto male. Innanzitutto questa malattia che ha lasciato dei segni, tant'è che lei pensava che sarebbe stata rifiutata da tutti e quindi non si sarebbe mai sposata. Pensava appunto di potersi fare monaca. A questo punto invece, pensate un po', riceve ben 3 proposte di matrimonio, avrà tanti figli. Ma non solo, voleva partire e fare un bel viaggio verso la Terra Santa, la malattia blocca anche questa sua esperienza, dovrà tornare indietro. Sarà a Roma, dove sarà una persona veramente voluta,
una persona ricercata per le sue capacità di ascolto, per la sua accoglienza, per la sua capacità di pregare. Cosa ci insegna la sua storia? Che la malattia non ci ferma. Lei ha saputo aiutare tante e tante persone. Pensiamo anche a Padre Pio. Padre Pio è stato malato per tantissimo tempo, tanto tempo della sua vita. Padre Pio lo ha passato con dei forti dolori, con febbre e malattie. Allora l'insegnamento è questo. Abbiamo tante malattie, a volte anche spirituali, ma quelle fisiche sono oggettivamente anche un impedimento concreto, qualcosa che porta alla nostra rassegnazione. Ecco, l'insegnamento di oggi è che la tua vita in realtà non sarà condizionata tanto da quella malattia, perché il Signore ha un progetto e questo progetto non si ferma con le malattie. È stato vero per Padre Pio ed è stato vero anche per la Beata Elisabetta. Oggi preghiamo quindi per tutti i malati, ma in particolare per i malati che credono che la loro vita sia finita a causa di una malattia. Invece no, la vita continua, la vita va avanti, la vita ha in serbo per te che sei malato tantissime altre belle sorprese e bei momenti. Rimani in ascolto e dedicati agli altri, il resto vedrai che poi scoprirai essere vero. Beata Elisabetta, prega per noi.